Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Come tutti i martedì, oggi martedì 30 maggio, come tutti i martedì appunto andiamo in periferia, parliamo di periferie, lo facciamo insieme alla consulta Periferie Milano e quindi come tutti i martedì abbiamo qui con noi ospite in studio Walter Cherubini della consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, ben ritrovati. Che già vediamo al suo fianco l'ospite di oggi e quindi ti chiedo di introdurci l'ospite di oggi. Il nostro ospite di oggi è Giovanni Luzzi, è responsabile del progetto Due Mani in Più, che è un'iniziativa di fare la spesa per chi non riesce a farla, per persone non autosufficienti, quindi anziani piuttosto che persone disabili. Buongiorno Giovanni, grazie mille di essere qui con noi questa mattina. Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, ci ascoltano e ci vedono. Speriamo che ascoltino anche quello che diciamo, va bene? Allora Giovanni, due mani in più, come un vecchio spot diceva, una mano non basta più, ormai allora ne servono due. Due mani in più che cosa fa? Due mani in più in sostanza è un progetto che è nato a Baggio nel 2001 con la Coop Lombardia e i suoi comitati soci e Caritas Ambrosiana, con il prezioso contributo fondamentale del consorzio Farsi Prossimo. In sostanza è un servizio che è rivolto soprattutto alle persone non autosufficienti. Noi tutte le settimane chiamiamo queste persone cui sono state dati nominativi o dai centri multiservizi anziani o comunque attraverso le cooperative stesse o gente qualsiasi che può individuare un vicino di casa che può avere bisogno, gli telefoniamo tutte le settimane, ci ordinano la spesa. Una volta ordinata la spesa li portiamo ai punti vendita secondo dove questa persona abita, il COP, perché è un progetto, come dicevo, COP Lombardia Caritas. Il personale di Coop Lombardia prepara le spese in base all'ordine ricevuto, dopodiché ci sono volontari operatori della cooperativa sociale e sociosfera, Hauser, e altre realtà anche locali, qui del nostro municipio 7, come il Cabiano ad esempio, che nei giorni prestabiliti consegnano la spesa a queste persone. Ma dire consegno la spesa per quanto importante, ma lo riterei poco per quanto invece riguarda la parte più importante di questo servizio, e cioè noi ci troviamo di fronte a persone alle volte che tutta la settimana non hanno contatto umani, rapporti e relazioni umane, e quindi attendono per davvero sia la telefonata da parte di chi, del volontario, il telefono della spesa, non vorrebbero mai lasciarlo. Mi dire, quindi una più che sociale, socialità proprio. Socialità, quel punto. E toglierlo anche dalla solitudine queste persone, per quel poco che si possa, sia nel momento della telefonata, sia nel momento della consegna. Persone che poi li vedi che ho alla finestra o al balcone, a secondo il tempo che gli permette, attendono il volontario che gli vada a casa e portargli la spesa. Per la spesa sì, ma più che altro è una relazione umana, parlarne un attimo. Ecco, ecco, da quanto tempo è che avete questo progetto in piedi? Allora, io ho avuto la fortuna, dico così perché mi sento almeno di essere utile anche per me stesso e per gli altri in questo, me stesso, perché faccio cose, ritengo, insieme a tanti volontari importanti. È partito appunto dal 2001, io coordino questo servizio per Coop Lombardia dal 2001. E il servizio è partito a ottobre 2001, però siamo a ragionare di questo progetto nei primi mesi dell'anno del 2001, insieme appunto al consorzio Farsi Prossimo. Ecco, un servizio diciamo davvero importante, Walter, quello che fanno Giovanni e tutti i volontari, poi ecco, sottolineiamo questa prerogativa, nel senso che non è un lavoro, sono tutti volontari, nonostante ci sia poi un colosso come Coop di mezzo, ci sia comunque poi il terzo settore con Caritas, ma insomma loro sono volontari, lo fanno per dare una mano alla città e una mano ai cittadini. Negli ultimi giorni proprio il nostro assessore al welfare, diciamo, politiche sociali, Pier Francesco Maiorino, ha chiesto un piccolo aiuto alla città, chiedendo quelli che vengono definiti gli angeli custodi, giusto?
usando la parola emergenza, siamo arriva l'estate, c'è l'emergenza anziani soli a casa, c'è l'emergenza, che poi anche lì arriva l'estate, c'è l'emergenza come tutti gli anni. Allora Walter, com'è la storia? Da che parte bisogna cominciare a prenderla questa storia in mano? Ma non so se abbia utilizzato il vocabolo emergenza, sicuramente ha evocato gli angeli custodi. Da questo punto di vista, nel rapporto anche con il Comune, vorrei sottolineare, proprio anche come tantissime altre realtà, numerose realtà, anche questo progetto Giovanni Luzzi è stato riconosciuto il cosiddetto Ambrogino d'Oro nel dicembre del 2016. Vuol dire che la città e l'amministrazione comunale in particolare propone all'attenzione della città del suo complesso tutta una serie di realtà che sono significative e per certi aspetti anche un po' da tenere in considerazione e anche imitare. Questo è un po' il punto della vicenda. E mi permetterei di dire anche, vuol dire che magari hanno nel loro piccolo qualcosa da insegnare. Un'iniziativa che va avanti da 17 anni e che magari poi Giovanni ci spiegherà che è un pochettino più articolata, non è solamente locale ma è più strutturata. Quindi come normalmente diciamo, Milano ha tantissime energie nascoste che hanno una grossissima capacità professionale, perché dopo 17 anni uno sa bene quello che fa, soprattutto se dura nel tempo una iniziativa, e quindi ci sarebbe da imparare. È chiaro che d'estate c'è un momento un pochettino particolare, la città si svuota, però è una normalità tutte le estati. Stagionalità mi verrebbe da dire. Così, no? Quindi anche i volontari vanno in vacanza per certi aspetti. Allora, e qui è la struttura cittadina e la comunità, Giovanni prima diceva di questa necessità di tante persone di avere un contatto, un vicinato. Ecco, il vicinato sicuramente aiuta, ma allora anche la struttura comunitaria della città con la sua amministrazione deve essere capace di vicinato e proprio nelle emergenze, o meglio, nel momento del bisogno che l'amministrazione dovrebbe avere anche una struttura capace di affrontare. A fare i pompieri quando c'è bisogno non è che posso mandare il primo che passa per la strada. Ecco, quindi si tratta un attimino anche di rimodulare le politiche generali utilizzando quella grossa risorsa che è il volontariato, ma mi permetterei di dire, come ormai sottolineato più volte, non spostare il tema delle emergenze sulle spalle del volontariato. E c'è la necessità proprio di ridisegnare una logica di approccio anche della struttura pubblica, che è un po' consolidata con modalità normali, adesso non voglio entrare nello specifico del settore welfare, ma in generale ieri abbiamo fatto un incontro sulle vicende della cultura, i teatri in particolare, insomma c'è questa distanza, da una parte fate un'opera buona, però dall'altra parte quando c'è un'esigenza uno rimane un pochettino da solo, ecco, questo è un po' il tema. Ecco Giovanni, sì. È una realtà, quella appunto che stavamo raccontando, di due mani in più, che nasce a Baggio, quindi sì. Nasce proprio nel quartiere periferico, diciamo, proprio che può essere preso a simbolo anche molto spesso nel comune di Baggio, comune di Baggio, infatti, di cui oltretutto, Giovanni, tu sei stato presidente del consiglio di zona quando era zona 18. Esatto. Quindi sì. Un conoscitore della zona sicuramente interessante, anzi, proprio di questo mi piacerebbe poi capire com'è adesso il rapporto con i municipi per una realtà come Due Mani in Più, che appunto stavo dicendo non è più solo localizzata a Baggio, ma ormai cittadina e anche extracittadina ormai. Esatto, penso che avete poi ben venga, anzi meno male, avete contatti poi con anche comuni anche lontani da Milano. Esatto. Ma come si può dire, questa cosa che diceva Walter prima, voglio proprio riprendere questo particolare. Io credo che di risorse umane non mancano, le realtà associative, sociale privato, ce n'è. Solo che già da allora, quando io ero presidente della zona 18 allora, la fatica che si faceva e non si è riuscito mai a risolvere era quello di avere un coordinamento
dove per davvero questo coordinamento potesse dare più risposte, non doppioni, uso questo termine, ma un coordinamento per davvero sapendo i bisogni di un municipio attuale e dei vari municipi, e a livello cittadino, nelle varie zone, un coordinamento dove i bisogni si conoscono ormai e si ci può rispondere senza, io non userei più questa parola così, emergenza, sappiamo bene ormai come stanno le cose, ma piuttosto un coordinamento che può, proprio perché arrivano questi momenti particolari, una città come Milano, anche in altre, ma parliamo di Milano, presentarsi con una proposta già ben precisa, le risposte che si danno al mondo degli anziani, dappertutto, tutto quello che i bisogni più vari di questa città. Senza ombra di polemiche, passi 9 anni sono stati fatti, ma ancora, pur chiamandosi municipi, ma la sostanza manca. Ok. Walter, coordinamento, diceva Giovanni, una parola che spesso utilizziamo o decliniamo in altre mille, o collegamento, comunicazione, regia l'abbiamo chiamato anche, insomma, com'è la situazione proprio su Milano, oltre a quello che appunto fanno egregiamente anche due mani in più? Servirebbe appunto un coordinamento? Abbiamo dei doppioni, abbiamo delle situazioni in cui magari poi ci sono dei quartieri tra virgolette privilegiati, no? Su cui magari c'è stato un focus più attento da parte di alcune associazioni e da altri magari dimenticati. Ma allora uno dei temi è: ma chi deve fare questo collegamento? Perché se non diamo un pochettino in una logica organizzativa, il tema non è la buona volontà, è chi fa che cosa e chi conduce un pochettino le vicende nel rispetto delle realtà. Allora, si diceva prima il tema dei municipi. È l'amministrazione che tendenzialmente dovrebbe, e chi anche si fa carico dell'amministrazione, perché chi viene eletto, come spesso si dice, non gliel'ha ordinato il dottore. Se uno viene eletto è perché ha un desiderio di dare il proprio apporto e quant'altro. E quindi è lui di servire il paese, come dicono gli americani. Servire il paese è proprio così. Come fanno loro. Servire il paese. Ma ci sono anche tanti in Italia che servono il paese, per carità. Cioè, se l'Italia ha Leonardo, Dante, cioè hai spesso un mucchio di figure, ma fanno parte anche, non sono situazioni isolate. Se noi abbiamo dal punto di vista artistico la stragrande maggioranza dei beni architettonici artistici al mondo, vuol dire che abbiamo una capacità. Quindi non deprezziamo l'Italia, anzi ha una capacità significativa. L'unico tema è che probabilmente sul tema dell'organizzazione del fare sistema questa creatività non riesce un pochettino a darsi alcune regole di funzionamento. Sul tema della città è chiaro che l'amministrazione comunale centrale dà le linee guida, ma zone che hanno 150.000 abitanti non possono essere gestite da Palazzo Marino, se non dal punto di vista dell'immagine sui giornali, che ogni tanto c'è qualcosa e quindi uno dice ogni giorno faccio qualcosa. Ma il problema è che è una città che ormai, con anche un po' di persone che magari non sono iscritte all'anagrafe come residenti, c'ha circa 1.400.000 abitanti, con le zone appunto dicevo prima di 150.000 abitanti. Chi fa connessione sul territorio di le iniziative alla Giovanni Luzzi, tanto per intenderci, quindi il volontariato, il terzo settore, Cop Caritas, non personalizziamo giustamente, esatto. No? Cop Caritas, no? E anche i servizi comunali che operano sul tema del welfare. Diciamo, allora, se non c'è la collaborazione tra cittadinanza attiva e servizi, se non c'è un punto zonale di lettura della situazione complessiva, di conoscenza della situazione complessiva, che vuol dire gli enti comunali preposti e tutto ciò che si muove nella società, e non vengono messi a fattor comune, a sistema, noi tutte le volte ci troveremo in una situazione dove alcuni posti si fa, altri non si capisce bene che cosa accada. Ecco, allora il tema fondamentale è quello di, parlavamo prima della zona 18, parlavamo prima del comune di Baggio, noi dobbiamo restituire operativamente un centro amministrativo funzionale
che sono i nuovi municipi, allora, ma che prima erano i consigli di zona inventati nel 68-69 e che cercavano di restituire la centralità amministrativa, diciamo così, usurpata nel 1923. Perché una comunità grande ha bisogno anche di strutture amministrative, no? Il singolo non è deputato a questo. E chi è chiamato a svolgere il compito dell'amministrazione che si deve fare carico di questo problema, perché è lui poi che deve collegare tutte queste cose e saperle valorizzare, altrimenti l'ambrogino d'oro di turno, negli ultimi 10 anni circa 500 ambrogini ha avuto Milano, e va bene, viene data una patente, appunto una benemerenza, ma poi come utilizziamo come capacità progettuale? Probabilmente noi dobbiamo strutturare, la città di Milano deve strutturare una logica di progettazione partecipata che non è all'emergenza, scoppia il bubbone, allora c'è la chiamata alle armi o quante associazioni abbiamo o quanto questo. No, ci deve essere una intelligente risposta programmata e quindi vuol dire andare a scovare chi fa le cose e non tanto se uno va al municipio piuttosto che al comune si fa vedere, ma è il municipio che deve andare a scovare le cose che ci sono sul territorio. È così interessante appunto quanto a volte in realtà il municipio sa le cose perché qualcuno va o perché chiede fondi o perché si vuole far conoscere il municipio, ma molte altre realtà che magari vivono di lavoro tutti i giorni, quindi non possono neanche permettersi la gita al municipio, vengono completamente ignorate. Ma anche perché chi fa del bene non è che è catalogabile in determinate strutture, fa del bene, punto. Se io ritengo che quel fare del bene come amministrazione comunale, come, ma più che amministrazione comunale, come città, come una comunità che vive su un determinato territorio, ritengo che tutte queste cose siano interessanti per il bene comune della comunità, a questo punto sto all'occhio a andarle a cercare e anche utilizzarle in senso buono, in maniera normale, continuativa. Giovanni, quindi responsabilità dei municipi, che chi fa il municipio oggi deve rendersi conto che ha questa responsabilità. Che questa responsabilità ce l'hanno, cioè, allora, devono avere questa responsabilità sicuramente, ma possono permettersi questa responsabilità a fronte di quello che poi il comune invece tiene e non molla di un centimetro? Allora, il municipio è una bicicletta che non ha i pedali o ha poco, e chi va su quella bicicletta lì, se qualcuno non si rende conto da altre parti, dal centro, che quella bicicletta lì deve avere i pedali, è chi è sulla bicicletta che deve andare a chiedere i pedali. Oggi come oggi i pedali non li ha mai dati nessuno dal centro, questo qui è il dato comune consolidato nel corso degli ultimi 40 anni e quindi chi ha fame cerchi un attimino di andare a vedere dove si può mangiare, se non viene dato chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, dice l'antico testo che credo faccia scuola anche adesso nel 2017. Giovanni, è strategico questo aspetto. Sì, no, ho capito benissimo. Dicevamo appunto, tu dicevi non personalizziamo, è un progetto COP Lombardia e Caritas Ambrosiana, e i volontari, e però appunto a me viene difficile non personalizzare, grazie, nel senso che siete tante persone, siete tanti cittadini che volontariamente hanno voluto mettere il proprio tempo a disposizione appunto degli altri e di migliorare, diciamo, la nostra città. Che cos'è che vi spinge giornalmente a fare questo? Ma ci spinge, io quello che vedo più volontario, se non in tutti, quello di sentirsi gratificati, ma anche di dire se un paese, una zona, una città, giustamente puntiamo a migliorare e a offrire servizi che sia veramente un bene comune, ognuno deve fare la sua parte. Io credo che questa è la grande forza e sensibilità dei volontari. Vogliono essere utili non per se stessi, anche per loro stessi, ma dentro la collettività. E questo è molto importante, la loro gratificazione proprio di questo, di dare un qualcosa di buono, di bello. Parliamo invece di chi magari invece ha bisogno del vostro aiuto. Sì. Chi può chiamarvi, chi può chiedere un vostro aiuto e come lo può fare? Allora, intanto voi avete già, se non sbaglio, indicato questo numero verde. Eccolo qua. Sì, il numero verde
dove in particolare, ecco perché noi siamo venuti già fuori dall'emergenza, sappiamo già che arrivano i mesi d'estate e magari i figli oppure il vicino di casa non c'è per fargli la spesa. Chiamando quel numero verde, noi in tutti i municipi che siamo attivi e in tutti i comuni, al di là se sono inseriti nel servizio, possono telefonare e se in quel territorio siamo presenti, perché non possiamo, se non ci siamo, possono benissimo ordinare la spesa che noi gliela portiamo. Un servizio, ripeto, che ciò che ordinano pagano, ma il servizio è gratuito. Ok, quindi appunto il servizio è gratuito, la spesa invece giustamente ovviamente certo, si paga. Ma chi può, chiunque può chiamarvi? Ci sono delle... Allora, ci sono soprattutto le persone non autosufficienti che hanno più problemi di altri e sono più penalizzati e meno fortunati di noi, diciamo così. Poi anche quelle persone magari che riescono ad andare a fare la spesa e poi la lasciano e gliela consegniamo, disabili, accompagnati, perché alle volte anche chi li accompagna è nelle condizioni non di salute tanto da portare delle borse pesanti. O anche una persona che, non so, ha avuto un infortunio domestico, okay, lavoro, è solo. Ecco, basta telefonare al numero verde e lì noi vediamo un po' dove abita, gli viene, e se lì c'è il servizio attivo noi gli portiamo la spesa. Quanti volontari siete più o meno su Milano? Guarda, su Milano possiamo, per non dire, noi siamo 180 volontari, di cui 30 saltuari, e un 400 assistiti, 50 saltuari, Milano, provincia, sì, e così via. Perché è vero che il bisogno c'è, ma alle volte... Uno non lo sanno magari, sì, e l'altro sono resti, dice ma chissà chi mi viene in casa, quindi c'è bisogno di acquisire fiducia, giustamente. Ma arrivano, in casa vi viene gente con un sorriso come quello di Giovanni, quindi sì, insomma è una garanzia questa che vada tutto due cose, bene. Prego. Diceva Walter prima, sull'Ambrogino, io la prima cosa che ho detto ai volontari come me, che coordino, ragazzi abbiamo avuto questo riconoscimento. Ci dobbiamo assumere ancora più responsabilità di questa cosa, perché non è una medaglia da mettersi addosso, ma una responsabilità, e tant'è vero che stiamo vedendo di come allargare questo servizio. Certo abbiamo anche difficoltà di trovare volontari dappertutto, ma non è questo il motivo per, non so, demordere oppure rinunciare ad allargare. E l'altro è che i municipi attualmente, ma anche precedentemente le zone, deve entrare nella testa delle persone, ma deve essere, che non è un bancomat. Ok. Non è un bancomat. Quindi i soldi, quando vanno richiesti, devono essere progetti precisi per bisogni reali sui municipi. Solo quelli, secondo me, vanno dati dei finanziamenti come sostenuti. E non invece, oggi forse sta un po' superando, ma però... per davvero si va lì solo a chiedere fondi. E l'altra cosa che mi sembra sarebbe forse ora anche di chiedere un po' politica, però forse sì, non arrivavo solo... a questo, ecco, arrivavo a questo, e anche questo deve finire il fatto che può portare qualche voto in più. Non è più possibile questo, anche se ancora vige questa cosa che non condivido, perché se come è vero che le risorse sono sempre meno, poi qui si aprirebbe un capitolo, sì, cosa succede. Maggiormente una responsabilità di che utilizzo ne facciamo, e ecco, allora torniamo ai bisogni reali. Solo così per davvero riusciamo a far crescere anche un cittadino, diciamo, che veramente è responsabile per sé e per gli altri. Altrimenti sembra che i fondi sono per tutti, non è così. Ecco, ricordiamo che il servizio Due Mani in Più va, appunto, non parlando di emergenze, tutto l'anno. Cioè, infatti, non c'è un'altra cosa che stavo dicendo, emergenze, non l'abbiamo aspettato noi. Quindi siamo già organizzati, telefonando quel numero verde, e chi risponde sa nelle zone di cui facciamo, e di fatto poi noi, non è che abbiamo aspettato adesso, no, già da anni, siamo già organizzati. Perfetto. E ovunque facciamo questo servizio possiamo dare soddisfazione a quelle persone che rimangono sole, in particolare il mese di luglio e agosto. Ok, allora siamo in chiusura. Walter, come sempre lascio a te la chiusura per la riflessione finale. Ma più che una riflessione io direi un invito operativo. Uno agli Ambrogini. Gli Ambrogini, oltre a quello che fanno, noi vorremmo chiamarli a un surplus di responsabilità. Come diceva appunto Giovanni. No, un surplus di responsabilità, cioè proprio perché sono stati indicati alla città come esempi di riferimento, noi crediamo per la lettura che hanno della città,
e devono farsi parte attiva proprio per dare un aiuto a ridisegnare i processi burocratici della città. Chi fa volontariato spesso si trova ad affrontare degli ostacoli burocratici perché ci sono normative che sono state, che vengono applicate e sono spesso costruite per altre motivazioni. Allora, chi opera sul campo in maniera strutturata ha una lettura piuttosto chiara e quindi crediamo che sia a livello cittadino ma anche a livello di municipi prevedere una chiamata ad incontri semestrali, per esempio, di tutti coloro che gli ambrogini che sono stati appunto riconosciuti in una determinata zona possono essere chiamati dal municipio e dire: guardate, noi vogliamo leggere il territorio, vogliamo capire come funziona il territorio e dateci una mano in base alla vostra esperienza. Questo credo che gli ambrogini dovrebbero farlo proprio perché hanno una lettura puntuale. In secondo luogo, se l'amministrazione, rispetto a quello che diceva Giovanni prima, il Bancomat e così via, se un'amministrazione zonale, al di là dei fondi irrisori che ha a disposizione rispetto al complessivo di Milano, appunto perché c'è una logica centralistica e quindi al cosiddetto decentramento è dato qualcosa tanto per sopravvivere per certi aspetti, ma non è adeguato a rispondere ai bisogni del territorio che invece dovrebbero amministrare. Allora, è chiaro che se un'amministrazione ha una lettura complessiva del territorio, già lì viene la selezione, perché si sanno quali sono le necessità, e quindi chi va e chiede magari un aiuto per migliorare la propria attività, già si sa se è un aiuto veramente a un'attività che serve al territorio oppure no. Se invece la logica è: io sono l'amministrazione comunale, chi chiede, poi rispetto a chi chiede io do, è chiaro che non c'è una lettura del territorio e ci possono essere dei buoni aiuti, no? A fini operativi utili, ed altri magari un po' meno. Noi dobbiamo proprio selezionare, avere la capacità di selezionare, ma nell'operatività, no? La capacità di spesa. È chiaro che se uno legge il territorio dice va bene, spendo qui e magari do anche delle priorità per certi aspetti, però teniamo conto di una cosa: noi dobbiamo dare, oltre all'occhio alla fascia di bisogno particolare che sicuramente ci deve essere, anche alla normalità, perché la normalità, se non viene aiutata e se non viene tenuta in considerazione, diventa fascia di bisogno, può anche diventare fascia di bisogno, dopodiché diventa emergenza. Sì. Quindi la lettura deve essere su tutto il territorio, su quello che va bene e quello che non va bene, ma questo è il compito dell'amministrazione. Stare ad ascoltare forse un po' di più il territorio. Facciamoci aiutare anche da chi opera sul territorio in maniera qualificata. Infatti. Una cosa che è simpatica, sì? Penso. Questa mattina a me spesso, ma in tutto questo percorso di volontariato e nel sociale, un po' come la figura di Don Camillo e Peppone. Sì. Io mi ci ritrovo. C'è poco questo sconto. Mi mancano i baffi. Okay. No, dico perché. No, nello sconto, non so se riesco a dare. Nello sconto con le municipalità e con, ecco, il comune. Che invito, rivolgetelo davvero agli anziani che alle volte non sanno, per chi ci ascolta, chi ci vede, per davvero, se hanno bisogno di telefonare per davvero con fiducia. Diciamo, dire, l'ultima volta, eccolo qua, 800 990 000, basta fare questo numero, è un numero gratuito, da qualsiasi telefono abbiate. Esatto. Rispondono due mani in più e gli spiegate dove abitate, cosa volete, e loro, se possono, soccorrono sul vostro aiuto. Se il servizio appunto in quel territorio è attivo, si attiva in quel territorio. Perfetto. Giovanni, grazie mille davvero, complimenti per la vostra iniziativa. Grazie. Ci sentiamo prestissimo per, insomma, vedere anche un po' come andrà quest'estate, tanto voi, come dicevi, siete pronti, ormai siete più che navigati, non esiste emergenza per voi. Da 17 anni. Affidabili da 17 anni, insomma, direi di non sottovalutare questo dato, infatti, Walter. Sì, in altri momenti, anche perché abbiamo messo in piedi anche qui su questo territorio altre iniziative, perfetto, nuove ma importanti. Ottimo. Grazie mille davvero, Walter, grazie tantissime per l'ospite di oggi, grazie sempre per il tuo contributo, noi ci vediamo martedì prossimo. D'accordo, buona giornata a tutti. Grazie mille a tutti, arrivederci, buona giornata, ci vediamo questa sera alle ore 18. Con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a stasera.